si è tenuto a Roccaraso il raduno provinciale dei bersaglieri, promosso ed organizzato dalla sezione provinciale dell'Aquila in collaborazione con la sezione di Sulmona. Il programma ha avuto inizio alle ore 9 con la deposizione di una corona in ricordo dei caduti di Pietransieri. Occorre ricordare che soldati tedeschi trucidarono 128 persone inermi, di cui 60 donne, 34 bambini al di sotto di 10 anni e molti anziani senza motivazioni documentate, ma per il semplice sospetto che la popolazione civile sostenesse i partigiani. Alle 10 è stata la volta del Monte Zurrone, con la deposizione di una corona al sacrario dei caduti senza croce. Alle ore 11 è stata celebrata una messa sul piazzale del Palaghiaccio, alla presenza di autorità religiose civili e militari. Abbiamo notato bersaglieri, amanti degli anni, che si appoggiavano al bastone, ma caparbiamente e con forte spirito di corpo erano presenti comunque al raduno. Non è una invalidità completa, quello può fermare un bersagliere, invalidità al 70-80% vuol dire il bastone serve per sorreggersi. Posso chiamare un bersagliere venuto a mancare qualche mese fa, Felice di Avezzano, 93 anni, faceva le sfilate col bastone e portava il lavoro. Io spesso mi sono chiesto come fa quest'uomo. Generale, è una giornata importante per tutto il corpo, anche se è un raduno provinciale. Noi il raduno provinciale ha lo stesso valore, la stessa valenza dei raduni nazionali, perché nel raduno nazionale ci si rincontra con quelli che da tanti anni o magari da tanti mesi non ne vediamo, ma i raduni regionali, i raduni provinciali servono a cementare, a preparare il raduno nazionale. I bersaglieri non si fanno differenza tra nazionale, loro sono un raduno di bersaglieri, siamo noi che dobbiamo per forza di cose dargli un numero, ma noi un raduno dei bersaglieri, a Roccaraso è un bersagliere, a Mondorio Romano è un bersagliere, in altre parti dell'Abruzzo per ciò che riguarda l'Abruzzo. È un onore non solo personale ma per tutta la comunità di Roccaraso ospitare questa bellissima, bellissima manifestazione. I bersaglieri rappresentano un corpo che ha dato tanto per l'Italia, sia dal periodo dell'Unità d'Italia fino ai giorni d'oggi. Sono dei soldati di pace, portano avanti i valori della nostra Costituzione, portano avanti i valori della Bibbia. Queste persone meritano il massimo dell'attenzione non solo della nostra amministrazione ma di tutte gli enti locali. Devono essere sostenuti e dobbiamo trarre da loro quegli insegnamenti di vita che sono fondamentali per le future generazioni. Da questo punto di vista bisogna solo dire grazie e Roccaraso li ospiterà come e quando vorranno. Intorno alle ore 12 è stato prima l'ammassamento sul piazzale, poi la sfilata dei vari reparti delle fiamme cremisi con la fanfara in testa e poi rappresentanze di altre armi tra cui i carabinieri, la polizia di Stato ed altri. Tra i reparti dei bersaglieri abbiamo notato un gruppo di Lanciano con biciclette di epoca. Si è partiti da Palaghiaccio, il corteo ha attraversato le vie cittadine, la manifestazione si è conclusa con un concerto della fanfara La Dannunziana di Pescara che ha eseguito brani bersaglieri e naturalmente l'inno del nostro paese. A me l'ha dato per viene. Originaria pugliese, da Polignano a Mare, ho ancora residenza a Lima, sono 6 anni che vivo a Venezia Mestre. Come è finita nella fanfara? Perché seguo il maestro Tonelli da tanti anni. Il maestro Dino Tonelli, quando è nata la Dannunziana? Circa 20 anni fa praticamente, poi ha avuto un periodo di sospensione di attività e ha ripreso quest'anno in maniera con una formazione nuova, un programma nuovo, quindi tutta una cosa riaggiornata, rifatta praticamente, con elementi tutti locali praticamente. Elementi locali, ma quanti più o meno quanti sono gli esecutori? Circa 34 persone, però poi chiaramente in base alle esigenze possono chiamare formazioni anche più piccole, quindi non meno di 18 persone, 16-18 persone. Ci sono anche delle ragazze, ho visto. Sì, sì, certamente, sono tutte diciamo musiciste comunque anche esperte che hanno fatto i conservatori, che insegnano e come anche i ragazzi, la maggior parte sono tutti diplomati adesso, ormai sono tutti esperti, sono, sì sì sì. Thank you.
È un onore poter rappresentare le istituzioni e la nostra nazione indossando questo uniforme. Thank you.